Bene, buongiorno a tutti voi. Oggi andiamo a fare una recensione alimentare di un prodotto alimentare. Questa mattina sono andato in un supermercato e fra le altre cose ho visto questi tagliolini allo scoglio, surgelati. E mi sono detto, ma chissà se sono effettivamente buoni com'è la fotografia. Allora, il sacchetto si chiama Ristorante Italiano, tagliolini allo scoglio, con uova da allevamento a terra, 6 minuti di cottura in padella, come vedete. Quindi andiamo a vedere dietro. Allora, l'azienda è la Gelit, che ha sede in provincia di Latina, come sta scritto qui, è una società per azioni, e contiene in pratica ci sono della pasta fresca, l'uovo precotto, della semola di grano duro, uovo, vongole, polpo, calamari, vongole ancora, brodo di vongole, poi vongole, gamberi, amido di grano, prezzemolo, cipolla, pasta d'acciughe, aglio, sale, pepe bianco, eccetera, eccetera, peperoncino all'oro. Ora, come si fa a preparare? In una padella si mettono un paio di cucchiaie di olio, si rovescia il tutto e si fa andare 6-7 minuti, mescolando ogni tanto. Sembrerebbe molto facile. Se è buona come penso, non è che io penso che sia buona, però secondo me non dovrebbe essere male, ecco. Per quel che riguarda un piatto già pronto, surgelato naturalmente. Questa pasta, in pratica, ogni 100 grammi ha 113 kcal. Quindi tutta la busta, siccome è 550 grammi, dovrebbe avere sulle 600-700 kcal. È per due o anche tre persone. Adesso l'andiamo a fare e speriamo che sia buona come dicono. Bene, abbiamo messo 2 cucchiai di olio e poi abbiamo messo il contenuto della busta. Devo dire che probabilmente non è per 1 o 2 persone, ma piuttosto per più persone. C'è un sacco di brodo, questo qui è brodo surgelato. Brodo di pesce, ma è pur brodo surgelato. Quindi c'è del calamaro, vedete, qualche gamberetto e poi non so, boh. Vabbè, insomma, comunque abbiamo messo a fuoco abbastanza vivace. Adesso non ci resta altro che andare a chiudere e aspettare che si cuocia per circa 6 minuti. Bene, andiamo ad assaggiare questi tagliolini allo scoglio. Il profumo è buono. Adesso andiamo ad assaggiarli per vedere di dare una valutazione al piatto. Dunque, il piatto naturalmente non si avvicina neanche a un tagliolino allo scoglio fatto da un ristorante al mare, ma per chi come me abita in una provincia dove il mare neanche sanno cos'è,
si possono anche mangiare. Ci manca un po' di pesce. Secondo me ci vuole un po' più di pesce, una cozza, un qualcosa, una qualche vongola intera per abbellire il piatto. Per il resto direi che la valutazione del piatto nel suo complesso possiamo darci un 6 più. Detto questo, vi ringrazio. Se potete iscrivervi al mio canale, iscrivetevi pure, perché è gratuito, e quindi vi auguro buon appetito.